Firenze. Immersa tra le morbide colline della Toscana, sospesa tra passato e presente, è una destinazione unica al mondo, un tesoro dell'arte, della cultura e della storia che svela la sua magia passo dopo passo. In questo viaggio vi porteremo alla scoperta dei luoghi più belli e iconici da visitare in questa città, con un patrimonio che ha influenzato il corso della storia, dalla rivoluzione culturale del Rinascimento, all'arte, alla politica e alla cultura contemporanea. Firenze ci accoglie con le sue strade in pietra, i maestosi palazzi rinascimentali e le opere d'arte che hanno ispirato generazioni. Prima di cominciare, se il video dovesse piacervi, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Cominciamo con uno dei luoghi più impressionanti e sacri di Firenze, Piazza del Duomo. Questa spettacolare piazza è dominata dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, o il Duomo di Firenze, un capolavoro dell'architettura gotica. La sua facciata, realizzata in marmo policromo, è un'opera d'arte in sé, arricchita da decorazioni scolpite e dalle finestre a rosa, che diffondono la luce del sole all'interno della chiesa. La salita alla cupola della cattedrale è un must per chiunque visiti Firenze. La cupola di Brunelleschi, infatti, costruita dal geniale architetto Filippo Brunelleschi, offre una vista panoramica unica sulla città. Ispirata dall'antica cupola del Pantheon di Roma, questa meraviglia architettonica è famosa per la sua struttura autoportante che ha sfidato le conoscenze dell'epoca. Accanto alla cattedrale sorge il campanile di Giotto, un'impressionante torre campanaria progettata da Giotto di Bondone. I visitatori possono salire i 414 gradini per godere di una panoramica indimenticabile di Firenze. Il campanile è una celebrazione dell'arte gotica, decorato con sculture e raffigurazioni bibliche che si innalzano verso il cielo. Nel cuore di Piazza del Duomo troviamo anche il Battistero di San Giovanni, uno dei più antichi edifici di Firenze. È qui che i cittadini fiorentini, incluso Dante Alighieri, venivano battezzati. La sua facciata è decorata con meravigliose porte bronzee, tra cui la celebre Porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti, un capolavoro di arte rinascimentale. All'interno del battistero troviamo tant'altra bellezza. Gli affreschi che adornano le pareti interne sono un tripudio di colori e sacra narrazione, mentre il suo soffitto è un meraviglioso mosaico a cupola raffigurante il giudizio universale. Dopo aver ammirato la grandiosità di Piazza del Duomo, dirigiamoci verso la Galleria degli Uffizi, una delle più importanti pinacoteche del mondo. Questo straordinario museo ospita una vasta collezione di opere d'arte, che spaziano dai primitivi fiorentini ai maestri del Rinascimento italiano. All'interno delle sale della galleria potrete immergervi nelle opere di grandi artisti come Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Raffaello. La collezione degli Uffizi comprende anche sculture, manoscritti e oggetti d'arte decorativa, offrendo una visione completa della ricca eredità artistica di Firenze. Da qui, proseguiamo verso la Galleria dell'Accademia, un altro luogo di culto per gli amanti dell'arte. L'Accademia è famosa per ospitare la statua più celebre al mondo, il David di Michelangelo. Questo capolavoro, scolpito in marmo bianco, cattura l'essenza stessa dell'arte rinascimentale, con la sua perfezione anatomica e l'espressione serena. Oltre al David, la galleria conserva una ricca collezione di altre opere d'arte, inclusi dipinti e sculture. Attraversando il suggestivo fiume Arno, visitiamo il Ponte Vecchio,
un'iconica struttura medievale che attraversa il fiume. Il ponte è famoso per le sue botteghe di gioiellieri che si affacciano sul fiume. Questa tradizione risale al 1593, quando il Granduca Ferdinando I dei Medici decise di spostare i macellai dalla zona e rimpiazzarli con gioiellieri, i cui negozi sono ancora una delle principali attrazioni del Ponte Vecchio. Oltre al fascino delle gioiellerie, il ponte offre una vista panoramica sul fiume Arno, rendendolo il luogo ideale per una passeggiata romantica o per catturare uno scorcio mozzafiato di Firenze. Raggiungiamo ora Piazza della Signoria, un vero e proprio museo all'aperto. Era il cuore politico di Firenze, ed ospita il Palazzo Vecchio, una maestosa residenza medicea che ha servito come municipio della città. Al suo interno, Palazzo Vecchio custodisce straordinarie sale decorate, con affreschi di Vasari e dipinti di Leonardo da Vinci e Michelangelo. La piazza è circondata da numerose statue, tra cui una copia del David di Michelangelo, che fu collocata qui nel 1873 per preservare l'originale da danni atmosferici. Al centro della piazza troviamo la Fontana di Nettuno, una magnifica opera scultorea. Piazza della Signoria è il luogo ideale per rilassarsi, osservare la vita fiorentina e contemplare l'incredibile storia e l'arte che la circondano. Il nostro viaggio ci porta ora oltre il fiume Arno, nel quartiere di Oltrarno, dove possiamo ammirare la grandiosità di Palazzo Pitti. Questa residenza storica, costruita per il banchiere fiorentino Luca Pitti, divenne successivamente la dimora dei Granduchi di Toscana, i Medici, e successivamente i Lorena. Oltre alla Galleria Palatina e altri musei presenti nel palazzo, alle sue spalle si estende il magnifico Giardino di Boboli. Questo parco all'italiana è un'oasi di verde, fontane, grotte, statue, ed è un luogo incantevole per passeggiare, rilassarsi e scoprire angoli nascosti ricchi di storia e fascino. Un'altra attrazione da non perdere è Santa Croce, una basilica francescana rinomata per la sua architettura e per le importanti tombe che ospita. All'interno della basilica, infatti, potrete ammirare affreschi di artisti come Giotto e Cimabue, mentre all'esterno, la facciata in marmo bianco e verde è un esempio sublime dell'arte gotica. Ciò che rende Santa Croce speciale è il fatto che questa basilica ospita le tombe di alcune delle più grandi personalità italiane, tra cui Michelangelo, Galileo Galilei e Dante Alighieri. Per un'esperienza autentica fiorentina, visitate il Mercato di San Lorenzo, situato nei pressi della Basilica di San Lorenzo e Via dell'Ariento. Questo mercato coperto, assieme alle stradine circostanti, è il luogo ideale per acquistare prodotti locali, abbigliamento, oggetti d'artigianato e cibo tradizionale toscano. Potrete scoprire una vasta gamma di prodotti, tra cui prelibatezze alimentari come salumi, formaggi e olio d'oliva, oltre a souvenir unici e capi di abbigliamento in pelle di alta qualità. Oltre ai principali luoghi di interesse di Firenze, altri luoghi da visitare sono Piazza della Repubblica. Nota per il suo caffè storico, Caffè Gilli, le sue bancarelle che vendono souvenir e spettacoli di artisti di strada, è una piazza vibrante e animata nel cuore di Firenze, che celebra la vita e la cultura della città. Il Mercato del Porcellino. È un mercato all'aperto molto caratteristico, celebre per le sue bancarelle di souvenir e l'iconica Fontana del Porcellino, dove i visitatori toccano il naso del maiale per augurarsi di avere fortuna.
Piazzale Michelangelo. È un belvedere panoramico che regala una vista spettacolare sulla città di Firenze, con la maestosa cattedrale di Santa Maria del Fiore che domina il paesaggio. È un luogo ideale per ammirare il tramonto e scattare fotografie indimenticabili. La Basilica di San Miniato al Monte. Situata su una collina panoramica, questa basilica romanica affascina con la sua facciata a righe bianche e verdi e offre una vista panoramica spettacolare sulla città di Firenze.